Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Perciò, fratelli, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati. Diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchie. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi, però, per opera sua, credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria. E così la vostra fede e la vostra speranza sono fisse in Dio. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Poiché tutti i mortali sono come l'erba e ogni loro splendore è come fiore d'erba. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunziato. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Ringraziamo il Signore Gesù per questa magnifica pagina del suo primo vicario in terra, l'Apostolo San Pietro, che inizia con un'esortazione assai importante: preparare la mente all'azione. Noi siamo dinanzi a Gesù Eucaristia e stiamo vivendo in questo momento ciò che avviene in assoluto di più importante nella vita cristiana: la preparazione del cuore e della mente ad ogni cosa avviene nella preghiera, nella meditazione, nell'accoglimento, nel silenzio, nel dialogo intimo con Gesù. Il Vangelo di San Marco che stiamo meditando quest'anno durante gli incontri biblici, l'abbiamo proprio visto nell'ultimo incontro. San Marco era la penna di San Pietro, quindi è in perfetta linea con il contenuto delle sue epistole. Dice che Gesù chiamò gli apostoli non per mandarli a predicare anzitutto, ma perché stessero con lui, e anche, aggiunge l'evangelista, per mandarli a predicare e a scacciare i demoni. Ma cosa significa? Che se non si sta con Gesù non c'è niente da predicare, perché non ci siamo riempiti il cuore e la mente di Lui, che è l'unico oggetto degno di predicazione, l'unica verità che deve essere annunziata. E se non siamo stati con Lui non abbiamo nessun potere contro i demoni, perché i demoni non hanno nessuna paura degli esseri umani, che anzi purtroppo tengono sotto scacco e sotto dominio con il loro poterbi e cattiveria, e a causa del potere che gli uomini stessi col peccato gli danno, hanno invece paura di Gesù e di coloro che sono pieni di Gesù.
Non c'è niente di più importante, qualunque sia il nostro stato di vita, qualunque sia la nostra missione. Molti dicono che i sacerdoti diocesani che stanno in mezzo alla gente sono molto impegnati e non hanno tempo di pregare. Non c'è nessuna eresia più grande di questa. Proprio perché sono impegnati nella vita apostolica devono pregare di più, se fosse possibile, addirittura dei monaci. E così tutti noi, anche se siamo immersi nel mondo, nella vita del mondo, negli impegni, nelle occupazioni familiari, lavorative, legate alla vita quotidiana di ogni giorno, se non troviamo, se non diamo il primato alla vita interiore, alla preghiera, compiamo tutta quanto una serie di azioni, forse anche buone, forse anche lecite, ma di pochissimo valore dinanzi a Dio, perché non compiute con sintonia, in comunione profonda con Lui e all'unisono soprattutto con la sua volontà. San Pietro dice: attenzione, come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo. Obbedienti a cosa? Lo dice più sotto: dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità. La verità sappiamo benissimo che cos'è. La verità è Gesù, è una persona innanzitutto. Ecco, ma Gesù ha anche parlato e ha detto tante cose. Quindi, per obbedire alla verità bisogna conoscerla. Per conoscere la verità bisogna dedicargli tempo e energie. Bisogna leggere, bisogna ascoltare, bisogna meditare. Torniamo sempre al punto di inizio. Ma se non obbediamo alla verità non c'è nessuna possibilità di non conformarci ai desideri di un tempo. Dicevamo anche durante le riflessioni della Santa Messa vespertina di oggi, no? Se uno si trova in una situazione di oggettiva lontananza da Dio senza che ne è consapevole, quando ne diverrà consapevole? Quando qualcuno glielo dice, e qualcuno glielo dirà anche quando gli si darà la possibilità di parlare, perché se io non ascolto mai una predica, non ascolto mai una catechesi, non mi leggo mai un libro, non do nessuna possibilità al Signore di parlarmi, evidentemente rimarrò in eterno, ecco, nella mia oscurità, nella mia ignoranza, no? San Pietro dice: non conformatevi ai desideri di un tempo quando eravate nell'ignoranza. Ignoranza, dicevo già questa sera, in senso etimologico. Ignorare vuol dire non sapere. Io tantissime volte ho incontrato persone, insomma, che mi hanno detto tante cose: padre, io non le sapevo. Le sono venuto a sapere quando ho aperto il cuore, quando ho dedicato tempo all'ascolto e al Signore gli ho dato la possibilità di parlarmi, quantomeno mettendoci un pochino di tempo a disposizione. Quindi è molto da ringraziare il Signore per il fatto che ci ha condotti qui alla sua presenza, in questo momento di ascolto e poi nel successivo momento, ecco, di dialogo con Lui. A cosa serve questa verità? A cosa serve uscire dall'ignoranza? A cosa serve tutto questo? Diventate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto, qui San Pietro cita il libro del Deuteronomio: voi sarete santi perché io sono santo. Cosa vuol dire etimologicamente santo? Ecco, santo in ebraico, kadosh, significa letteralmente separato, proprio separato. In greco, agios, letteralmente significa senza terra. Una persona che non è più terrena, terrestre, ecco, umana nel senso meno nobile del termine, ma diventa appunto celeste, divina. Non pensa più, qui San Pietro sicuramente si ricorderà il rimprovero che gli fece Gesù, no? Vattene via da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, mi disse, ma secondo gli uomini.
e gli stava suggerendo semplicemente di stare lontano dalle sofferenze dalla croce, povero San Pietro. Ecco, dire Signore nostro non ti accadrà mai, non andare a soffrire per noi, non salire sulla croce, significa non essere santi, significa essere molto umani, molto terreni. I santi, basta che ci leggiamo qualche libro dei santi, erano tutti quanti amici della croce. Non perché fossero fuori di testa o malsani di mente, come qualche laico o laicista di oggi pensa che i santi erano mezzi squilibrati, insomma, perché pensavano solo a soffrire. I santi amavano la croce perché, guardando il crocifisso che abbiamo sempre qui davanti con questo capolavoro che ci regala la nostra Chiesa, comprendevano la sapienza della croce e il fatto che certamente, anche se la croce comporta in questo mondo delle sofferenze sensibili, se si soffre nel corpo, più grandi se si soffre nello spirito, se si soffre nel cuore, se ci viene tolto l'umore o tante altre cose, se rimaniamo soli umanamente, non voluti bene, non accettati, non desiderati, non stimati, eccetera, sono tutte forme di sofferenze, ecco, forti, ma queste sono la nostra salvezza, come Gesù Crocifisso ci ha dimostrato. Ecco, quindi la santità è entrare in una dimensione che non è più umana. Gli umani pensano agli interessi propri, quello che mi conviene e quello che non mi conviene, se sto bene o se sto male, se sto comodo o se sto scomodo. I santi non pensano a questo, i santi pensano a quello che Dio vuole, a quello che piace a Dio, a quello che maggiormente è salutare, non tanto per questa vita, ma per la vita eterna. E San Pietro conclude dicendo: tutti i mortali sono come l'erba e ogni loro splendore è come fiore d'erba. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma solo la parola del Signore rimane eterna. Cioè, noi adesso tra poco staremo davanti a Gesù in silenzio, no? Una delle forti, ecco, spinte che si ricevono a prendere sul serio la fede, la vita cristiana, e questo noi dobbiamo farlo, non c'è nessuno che lo fa al posto nostro, è la considerazione ovvia per certi aspetti ed evidente. La società di oggi fa del tutto per non farcela mai fare, che la vita terrena passa presto, corre presto. Io non sono ancora entrato nell'età senile, insomma, sto nell'età matura, però insomma, 46 anni sono abbastanza volati se ripenso all'indietro. Mi dicono le persone che ce l'hanno di più di me, 60-70, che veramente la vita è stata come un soffio, è quasi finita la vita terrena, però a 60-70 anni, adesso non voglio, 80, insomma, non è che sarei molto oltre. E poi, noi questo e poi dobbiamo chiedercelo, perché la fede sì, comincia ad esplicare i suoi effetti benefici in questa vita. E questo lo sa bene che è esperienza, no? La pace che si vive quando si entra in un orizzonte profondo di fede, la gioia, la comunione fraterna, il cambio dello stile proprio caratteriale, cambiano alcune cose dentro di noi, non c'è niente da fare, è così. Ecco, questo è un piccolo anticipo di quello che poi sarà la vita eterna. E tu dici, e che ci diventa a fare santo? Insomma, perché quanto più santi siamo diventati, in questo mondo ci abbiamo solo una vita terrena per diventare santi, non ce ne abbiamo altre. E quanto più nell'eternità godremo del tre volte santo, perché certamente il paradiso Dio lo vedono tutti, ma non tutti lo vedono allo stesso modo, non tutti ne godono allo stesso livello e non tutti lo conoscono con la stessa intensità. San Pietro ci ricorda che, attenzione, noi stiamo dinanzi a Dio che giudica senza riguardi personali ciascuno secondo le sue opere. Noi riceveremo in paradiso, qui non parliamo di giudizio per quelli che sono cattivi, tanto quanto abbiamo in questa vita amato, servito, lodato, conosciuto, adorato e messo al primo posto il Signore.
non è la stessa cosa. Noi questo dobbiamo pensarci adesso, capite? Perché la vita terrena ce l'abbiamo adesso, non ce l'abbiamo dopo. Non è la stessa cosa. Dice, vabbè, ma tanto io faccio una vita un po' così, un po' tra un peccato e l'altro, poi prima di morire faccio una bella confessione e buonanotte. Sì, insomma, appunto, prima bisogna vedere se c'è la grazia di fare questa bella confessione prima della morte, che non è mica tanto scontato. E appunto, secondo, non pensare che chi ha fatto in questo mondo una vita lontana da Dio e comunque disordinata e dissoluta, certamente non va all'inferno perché prima della morte si pente, invoca la divina misericordia. Quindi queste sono cose che certamente sono consolanti, non sono da credere. Non ti pensare certamente che quello in paradiso gode la visione beatifica come la gode San Francesco, o come la gode Santa Teresa, o come la gode Padre Pio. Non esiste proprio. Non esiste, non è così. Oltre alla misericordia, noi dobbiamo sempre ricordare che c'è una giustizia divina. La giustizia divina non è soltanto da esplicarsi nella cosiddetta punizione del peccatore. E qui i maestri di spirito dicono che Dio è giusto e misericordioso, però all'inferno, perché un dannato non soffre più di quanto si è meritato con i peccati che ha fatto, manca una virgola di più, anche se il demonio vuole provare a soffrire di più, Dio lo impedisce anche all'inferno. Quindi all'inferno arriva la misericordia, però con il paradiso arriva la giustizia, perché tu godrai di Dio tanto quanto l'hai amato e servito in questa vita, né un micron di più né un micron di meno. Non è la stessa cosa. Noi siamo liberi di venire o no all'adorazione eucaristica, qui il Signore non forza nessuno, non obbliga nessuno, no? Ma non pensiamo assolutamente che una persona che venga a dedicare un'ora del tempo al Signore, che noi lo considera come un regalo fatto a Lui, ma in realtà lo stiamo facendo a noi, perché stare qui è un regalo che facciamo a noi stessi. Ma certamente questa è un'opera che va sul conto delle nostre opere buone, capite? Questo non dobbiamo dire, non dobbiamo noi fare le opere buone perché vogliamo una ricompensa dal Signore, questa è una cosa molto piccina. Però stiamo certi che ogni opera buona, ogni preghiera che hai detto, ogni elemosina che hai fatto, ogni parola gentile che hai detto, ogni atto di carità, ogni atto di amore di Dio, ogni volta che sei stato in ginocchio, ogni volta che ti sei fatto un segno della croce, che dedicato tempo alla preghiera, che hai detto il rosario, tutto questo, nostro Signore, quello che si fa, si ritrova dall'altra parte. Non dobbiamo dimenticarlo mai. E quanto più uno diventa santo, tanto più sta meglio qui. Noi abbiamo in questi giorni, in questo tempo di Natale, l'immagine adorabile di Maria Santissima. Dice, ma dice, la Madonna addolorata. E certo, i santi qui su questo mondo, tutti quanti sono stati pieni di croci. Ma tanto le croci c'erano pure i peccatori. Non è che i peccatori le croci non c'erano, c'erano peggio, c'erano, perché non sanno neanche come portarle. I santi le portano santificandosi con gioia, ma le gioie che fin da qui vivono, i peccatori non ce l'hanno. E la felicità che vivranno in paradiso nessuno è tornato a raccontarcelo, perché se ci tornassero a raccontarcelo noi perderemmo il merito della fede. Il Signore vuole che ci crediamo e che agiamo di conseguenza senza essere coscienti di quello che vivremo, però quando staremo dall'altra parte benediremo ogni minima cosa che abbiamo fatto, no? Si dice che i santi vorrebbero tornare sulla terra o per fare qualche altra opera buona, oppure per soffrire qualche altra cosa per l'amore di Gesù, perché queste sono le due cose che maggiormente fanno alzare il tasso di gloria in cielo. Ecco, allora noi esultiamo, ecco, e ringraziamo il Signore per la fede che ci ha donato. Ecco, davanti a Lui, ecco, ricordiamo queste cose, ricordiamo che la vita terrena con tutte le sue chimere è un soffio che passa. Quando uno conosce chi è Dio, veramente della vita terrena, anche delle tentazioni del mondo e altre altre questioni, gliene importa molto meno. Più uno si avvicina al Signore, più tutto ciò che è mondano, che è piccolo, perde anche mordente, cioè le tentazioni diventano sempre più piccole, non perché il demonio non ci tenta più, perché lui fino a quando stiamo qui ci dà comunque il tormento, purtroppo. Ma la forza che c'hanno nel nostro cuore diminuisce,
perché quando hai conosciuto qualcos'altro di più grande, di più bello, non ci pensi nemmeno, cioè non si torna a vendere la prima genitura per un piatto di lenticchie, come fece Esaù, che immagina tutti quelli che hanno perso il senno, insomma, a questo mondo, e che per andare appresso a quattro divertimenti o quattro piaceri che durano tre minuti o quattro, perdono le cose più belle in questa vita e perdono la gloria grande in cielo. Ecco, contemplando Maria Santissima in questo perdurare del tempo di Natale davanti a Gesù, chiediamogli con sincero desiderio della santità, ecco, e decidiamo davanti a Lui cosa vogliamo fare, se provare a goderci questa vita che è tanto breve e tanto tribolata, accontentandoci, ecco, delle briciole, o se vogliamo puntare in alto, abbracciando con ferma risoluzione il cammino di sincera conversione e santità. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo Santo.